Ora, io voglio essere ceduto i soldi, ora. Non con un iter che dite voi, ora. La biglietteria, poi. La biglietteria, o come ha lasciato aperta la biglietteria con lo sciopero in corso. Ora ce ne restituisce. E io me ne torno a casa. Poi dopo la vediamo. Dov'è ancora? Dov'è? Ora ci ballottiamo di nuovo. Scusi. Io non me ne vado. Ci può spiegare cosa è successo? Niente, lei ha fatto il biglietto, però non sapeva che ci fosse. No, loro non ce l'hanno detto. Io non lo sapevo. Pensavo ci fosse confusione, però non può essere lecito. Da quanto tempo si aspettava? Beh, dalle... faccio l'orario. 21 e 12. E loro già dalle 5 che sono in sciopero. No, è inutile mettere dei biglietti, questo è quello. Almeno, non prenderci per i fondelli. Ma le hanno detto che glielo rimborseranno il biglietto? Non lo so, ora vediamo. Hanno trovato che non ci possono mettere a benzina i 10 euro, i 5 euro, ancora comunque si è morto. Mi scusi, 10 euro e allora. No. È un dipendente. No. Dice no, lei che è nessuno praticamente. Sono figlio di sua madre. Che dovrebbe passare dall'altro lato. Però. Sì. Ma da quanto tempo sta aspettando? Dalle 6 e mezza. Dalle 6 e mezza. Del pomeriggio. Ma c'è gente che aspetta prima. Anche perché non siete andati alla ferrovia? Perché no, non ci fanno passare? Perché non potete tornare indietro? Cioè, perché ormai avete fatto il biglietto. Certo. Quindi no, siete... ma voi state riprendendo sì, così sì, a caso? Sì. No, per un giornale. Ah, se sei un giornalista, beh, allora parlo più. No, comunque il problema è che lo sciopero era appunto già, come si dice, indetto e loro hanno staccato comunque i biglietti. Tutto qua, mi sembra una cosa un po' truffa vista. Una specie di truffa, no? Visto che lo sciopero è indetto da 20 giorni, 30, perché non è che si indice così. Prima che lo staccassero. Comunque le biglietterie erano aperte e hanno continuato. Fino alle 9 ci hanno detto che una nave la caratteriva. E poi le 20. Ma voi sapete perché stanno facendo sciopero? No. I dipendenti, gli operai ci hanno detto che stanno facendo sciopero perché evidentemente. Sono del personale dei soldi. Questo ci hanno detto. Dice che non hanno il contratto da 2 anni. Almeno così dicono. Ma si fa fino all'1,5. Però paga sempre il povero cittadino che paga le tasse regolari e che paga il gasolio a 2 euro per poco. E siamo qui dalle 5:30. Siamo sequestrati. Sequestro di persone. Ma nessuna assistenza, non vi hanno perso un po' di acqua. Abbiamo solo questa battuta. Non può dire alla polizia che ci ha detto che da 2 ore che dicono che la protezione civile arriva ogni secondo e non arriva e c'è gente che ha vecchiette, dei bambini. Allora dovrebbe essere educati alla biglietteria di dire siamo in sciopero, non fate il biglietto. Non dalle 4 fino alle 2:30 che aspetta. Io sono arrivato l'ultimo istante. È partita alle 10:30, aspetta fino a 1:30, perché mi hanno fatto fare il biglietto? Ma scusate, dovevano essere almeno educati. Cioè, visto che noi, perché ci continuano a dire sempre ci siamo. Se lo chiedete a loro magari quando arriva il... La protezione civile, no, dell'azienda, Caronte, non c'è un cane. Non si sono nemmeno fatti vedere. Ma non muovono nemmeno la lingua. Perché hanno paura a muovere la lingua. Il biglietto ce l'hanno fatto. Per mettersi d'accordo con questi. No, cioè, personalmente a me non interessa che venga la protezione civile, a noi interessa che venga chi deve rispondere del fatto che hanno staccato i biglietti con lo sciopero che è indetto da voi. Dico qualcuno dell'azienda che possa rispondere. Io sono come voi, per l'amor di Dio. No, ce l'ho detto che c'era un dirigente. No. Sì, esiste. Ma qualcuno a cui chiedere informazioni? Dico, scusate, questo signore Scusate, ma ci hanno detto che praticamente le biglietterie hanno continuato a staccare i biglietti nonostante lo sciopero, questo è il disagio. Non è assolutamente il momento di fare discussione. No, è il momento. Ne abbiamo già da stamattina che facciamo discussione. Non è il momento. Ma cosa pensate di fare con queste persone? Non è il momento di fare discussione. Le biglietterie sono pronte a rimborsare tutti i biglietti e i biglietti possono essere utilizzati sulle ferrovie dello Stato. Oltre non andiamo. Ma assistenza a queste persone, assistenza, lo sciopero? Abbiamo trovato un po' d'acqua di disponibilità, non abbiamo altro da fare. Ma questo sciopero quando si dovrebbe concludere? All'1:30. All'1:30. Siamo qua aspettando che finisce. Siamo tutti qua da stamattina.
C'è qualche rappresentante sindacale o... I rappresentanti sindacali sono di là, mi pare. Ci sono bloccati, se non li fanno uscire sono tutti imbottigliati. Se mi vuole aiutare lei a farli spostare, ci proviamo insieme. C'era la biglietteria che c'era lo sciopero, non ci facevano fare il biglietto, che noi abbiamo versato i soldi. Ma ci dicevano non fate il biglietto. Non è che se ne vuole andare tutta la gente, ha fatto il biglietto, qualcuno aspetta. No, ma con lo stesso biglietto potete salire sulle ragazze. Sono 6 chilometri di uscire, fateci uscire. Lo devo dire io. Io ho un autobus al centro qua della strada, fateci uscire, no? C'è qualcuno che mi può uscire oppure siamo sequestrati? No, è sempre il caso di pompare questa situazione già difficile. No, stiamo cercando allora, di fare un po' di cronaca. Vabbè, dico, visto la cronaca non la fa parte la cronaca. Siccome all'1:30 dovrebbero ripartire, sicuramente lo sciopero finisce. Noi siamo qua a dare tutta la collaborazione possibile, ma oltre ci viene un po' difficile. Vieni da capo del sindacato? No, ce lo sto a fare, un po' con più schifo, fa. Sono una giornalista. Noi siamo popolari. Adesso l'avevamo buttato però. Siamo in diretta su internet, quindi Non è la prima. Ha creato sono stati diversi scioperi precedenti. Negli anni, ultimamente, anche il 20 luglio, un nostro sciopero. Assolutamente, però dico, nell'ultimo anno si è registrata appunto questa anche presa di posizione da parte dei dipendenti. Voi avevate detto che lo sciopero sarebbe finito alle 19:30. Non è vero niente. È vero. Cioè, sì, allora, è registrato sul sito commissionedigaranzia.it elenco scioperi. Esattamente dalle ore 09:30 del 28 alle ore 01:30 del 29. Garantendo una nave per i servizi minimi indispensabili, una nave che trasporta anche i disabili, la Westfold. Allora, questa nave ha il servizio fino alle 10:30, cioè scusi, 22:30 di sera. La società poteva benissimo come dire, provvedere a quello che era il fermo della nave, cioè nel momento in cui si fermava la nave, lei poteva però con un preavviso almeno di 24 ore cambiare l'equipaggio, ci sono delle modalità ben precise da svolgere alla capitaneria di porto. Allora questi signori, siccome c'è un'arroganza da parte di questi signori, pensando che non ci fossero più scioperanti durante la notte, va bene con le altre navi parallele diciamo alla Westfold, hanno fatto sì diciamo di non provvedere a tutto questo, creando quello che è un disservizio, non servizio per gli utenti, che ce l'avete tutti di dietro perché state vedendo quello che sta succedendo. Cioè, questi signori peccano solo di arroganza e di prepotenza, che questi signori hanno fatto sì, senza l'autorizzazione delle parti sindacali, a decultare, a togliere quello che è una unità. Perciò siamo arrivati a 3 navi a 5 turni, facendo così si crea un esubero. Perché dicono che non c'è niente sul piazzale, cosa che non è vera. Siccome questo signore, noi siamo con questo signore a livello che tutti questi problemi li capiamo e tutto quanto. Ora a livello umanitario, che avete fatto diciamo rumore, volete mettervi vicino ai nostri panni, ci fate partire. Abbiamo bambini, donne, sì, noi vi capiamo tutto quanto. Basta, avete fatto il disagio dalle 4 che siamo qua alle 1:30, ragazzi. Mi scusi, lei ha ragione, però io volevo sapere. Io sono confuso. Mi scusi, allora io voglio dire. Che finisce che rimane una guerra tra poveri, cioè tra voi. No, voi avete fatto, avete vinto. Noi vi possiamo applaudire stasera, avete vinto. No, il problema. Allora ci dico un modo per fare più rumore, per sentirvi, perché il problema è che rimane. Voi poveri, noi poveri, e chi deve sentire non sente. Scusi un attimo. Questo è il punto. Noi siamo con voi. Se lei mi fa parlare, io ho capito che voi siete solidari con noi, però lei deve capire un'altra cosa. Questi signori, con la solita arroganza, sapevano anzitempo. Mi scusi, sapevano anzitempo. Loro.
Sì. Appunto. No. E allora, allora siccome fino, loro un'ora fa facevano la bigliettazione. Allora, non vi dovevano bigliettare. Ma loro non mi fa parlare. Se lei mi scusi. Certo. Allora mi scusi, noi come sindacato le posso assicurare che se facciamo una sola irregolarità ci viene addebitato il costo dello sciopero, certo, e veniamo precettati. La sanzione siccome, e siccome, no, siccome noi abbiamo modo per fare più rumore, noi siamo con voi. Lo scioperante l'orsa, se viene penalizzata o multata, viene multata di 50.000 euro. Mi faccia parlare, io dico, dico un'altra cosa, perché non c'è rispetto verso, mi scusi, perché non c'è, una, non c'è un rispetto verso l'utenza, perché se l'armatore rispettava per un attimino tutti questi padri di famiglia bloccati qua, siccome hanno dirigenti che prendono un sacco di soldi, i dirigenti sapevano che la nave alle 10:30 si fermava, lo sciopero c'era, noi avevamo concesso una sola nave, sì, come per servizi minimi, sì, indispensabili, si chiama Westfold. La società doveva fare andare in capitaneria, prendere, allestire un equipaggio e metterlo su quella nave per non levare il disagio. Ma quando un dirigente mi scusi, le dico un'altra cosa ancora. Ma no, io le dico un'altra cosa ancora, se c'è qualcuno degli equipaggi, qualche comandante che sbaglia una manovra, la società tempestivamente lo manda a casa, perciò se qualcuno dei dirigenti ha sbagliato è bene che la società lo mandi a casa, deve andare a casa, perché come ce ne andiamo noi quando sbagliamo, se ne devono andare loro, ce ne devono noi vogliamo la testa di questi dirigenti. Gente, che all'1 e mezza finisce tutto. All'1 e mezza finisce tutto. Che te ne frega? Però se hai preso i soldini in biglietteria da lei. E non mi ha detto nel problema è fatto. Certo. Non ce l'ha visto. Ma il signore allora che ammoccia dando? Abbiamo becchiato, guarda! Perché nessuno può di nascondere! Ma l'ha capito, lo sa com'è che l'abbiamo beccato? Abbiamo guardato chi si nascondeva nel buffone! Dei buffoni! Allora scusate, siamo tutti schettini, stiamo abbandonando la macchina! La veste, che sapevano che si fermava alle 10:30. Se volevano garantire una nave, mettevano il tremestiere, che non si ferma alle 10:30, capito? Mettevano su 24. Perché non la scusami, perché devono essere così arroganti e prendersi soldi quando sapevano che alle 10:30 si fermava tutto? Potevano alle 8, alle 6, alle 5 dire ragazzi, noi ascoltiamo, purtroppo stanno facendo sciopero, andatevene nelle ferrovie dello Stato e passate. Io voglio fare capire a queste persone, Tommaso, un attimino, voglio fare capire a queste persone che noi siamo rappresentati. Paolo, per favore. Paolo, un attimo. Allora noi vogliamo fare capire a queste persone che noi siamo rappresentanti, cioè rappresentiamo i marittimi della Carotta e Turis. Però, caro signore, io rappresento i marittimi di bordo, nave Zangle, nave Trembestieri. Sono tutti, io ce l'ho a ruolino, scioperanti. Non gli posso dire partite perché sono dalla mia parte. Come li faccio partire? Me lo spiega lei? Certo, io li rappresento, porto la voce dei marittimi, poi, ma non sono io a dire ferma la nave, sono loro, io non obbligo nessuno. Il problema che, qual è? Si pone quando viene proclamato uno sciopero, si fa un appello sulla nave e nel rollino equipaggio c'è l'adesione del 100%. Lei mi faccia capire come io, che faccio un dirigente sindacale, vado a dire ai marittimi che hanno aderito tutti allo sciopero, dovete partire. Allora quello mi dirà, tu sei un colluso, noi tu sei dobbiamo un trovare venduto. Il modo come quello che credo che Sambuccia che deve rispondere. Allora no, guarda, questi sono tutti i rollini equipaggio. Tutti quelli che hanno scioperato aderisco tutti hanno senza aderito. Che io imponessi niente a nessuno, eccoli qua, perciò non sono io a poter dire quello, mi dico ma che cazzo stai dicendo, tu pretendi di difendere, no, ma lei è sindacalista, lei ha capito, non può imporre niente, ecco, ha capito, eccoli qua tutti i volini di coraggio, ma ci mancherebbe, finisce perché è stato proclamato fino all'1:30 di no.